manca un governo, manca una governance globale e tutti i nostri problemi sono invece globali. Questa è la contraddizione dentro la quale ci troviamo. Non si è capito che si volevano governare i momenti di crisi, visto che ormai il mondo era diventato e stava diventando un unico insieme, diverso, diviso al suo interno, ma uno, una unità molteplice, occorreva un governo di questa molteplicità. Un governo non che riducesse ad uno, non un governo Leviatano, che riduceva all'uno i diversi stati come in Hobbes si riducono ad uno i diversi individui. Non poteva più valere l'analogia, perché ogni stato giustamente voleva rimanere sovrano in qualche modo. Quindi, ma occorreva un governo di queste sovranità. Questo era la quadratura del cerchio necessaria da realizzare. Perché? Ma perché i problemi erano del tutto analoghi, erano unici: il problema ambientale, il problema del controllo dei grandi flussi finanziari. In un mondo in cui economia, finanza, tecnica, scienza sono uno, lavorano insieme al di là di ogni frontiera, occorreva una politica che si adeguasse a queste tendenze fondamentali dell'epoca. Non c'è stata. E poi non c'è stata nessuna politica dell'ambiente comune, non c'è stata nessuna politica sanitaria comune, di contrasto alle minacce e ai pericoli di grandi pandemie che erano state puntualmente denunciate da parte delle organizzazioni mondiali della sanità e altri organismi. Quindi questo ha provocato dissesti, ha provocato l'incapacità di affrontare seriamente le emergenze, le crisi finanziarie, economiche, ambientali e così via. E ha moltiplicato i pericoli anche di conflitto tra le potenze mondiali, perché venendo meno il bipolarismo che aveva retto il secondo dopoguerra, dopo la caduta del muro, si sono moltiplicati i centri di potere, è emerso questo potere cinese straordinario. Quindi ancora una volta, ancora di più, la necessità di patti, di accordi tra i grandi stati, tra i grandi imperi, che reggesse, che desse una sorta di nuovo diritto internazionale in cui, all'interno del quale tenere in forma questo globo. E tutto ciò non è stato fatto. È un errore? È miopia, forse. Sono limiti, chiaramente, che scontiamo puntualmente ogni volta che c'è una crisi, no? C'è una crisi economico-finanziaria e i singoli paesi, i singoli stati sono impotenti ad affrontarla adeguatamente. E allora si dice: ci vorrebbe l'Unione Politica Europea, ci vorrebbe un'organizzazione, organizzazioni mondiali del commercio, eccetera, eccetera, che funzionassero meglio, più coerentemente. Ma per funzionare più coerentemente, queste organizzazioni hanno bisogno dell'appoggio degli stati. E se gli stati non si intendono, non funzionano adeguatamente, eccetera, eccetera. Sono errori? Non lo so. Cosa siamo per giudicare? Certo, sono dei limiti straordinari che incontriamo ogni volta che si tratta appunto di affrontare emergenze, che possono essere di ordine sanitario, di ordine ambientale, di ordine finanziario. Manca un governo, manca una governance globale e tutti i nostri problemi sono invece globali. Questa è la contraddizione dentro la quale ci troviamo. E bisognerà vedere come si supera. Si possono superare in tanti modi contraddizioni di questo genere, attraverso accordi politici, patti politici, la creazione di organismi sovranazionali riconosciuti da tutti gli stati. Contraddizioni di questo genere si possono risolvere anche con le grandi guerre.